Riparazione definitiva del pomello cambio Panda. Allora, come avrete visto nei miei video precedenti, praticamente nell'andare a riparare la cuffia, diciamo che ho rotto, diciamo, la scalanatura che praticamente andava in questo perno dentato. E praticamente questo difetto può avvenire anche per usura, infatti molte punto seconda serie, molte Panda presentano questo difetto, praticamente il pomello con l'usura praticamente si va a consumare il coso dentato, il foro dentato, e praticamente fuoriesce, mentre specialmente si fa la retromarcia, in quanto c'è una molla che praticamente fa sì che entri la retromarcia. Allora, la riparazione, come le mie solite riparazioni, avvengono con materiali di recupero. Allora, ora vedremo cosa ci occorre. Allora, questi sono oggetti che sicuramente conoscerete. Allora, una siringa, questa di solito la danno ai diabetici, o vabbè, o non lo so. Non vi consiglio di prenderle per strada perché questa era di mia madre. E praticamente lei è diabetica e niente. Useremo questo tappo praticamente per ovviare alla perdita dell'aderenza. E praticamente questo, diciamo che è ideale in quanto entra da una forte aderenza sia in entrata sull'asta del cambio e sia sull'entrata del foro del pomello, per cui diciamo che è ideale, c'è un diametro giusto e se voi trovate di meglio fatemelo sapere. Poi sicuramente se avete avuto la fuoriuscita del pomello avrete sicuramente perso anche la molla. E se non è così, buon per voi. Io ho perso anche quella e la recupero da questo, avete sicuramente riconosciuto che cos'è. Praticamente sono quei, diciamo, quella specie di ammortizzatori che reggono la carta igienica praticamente io andrò ad usare questa piccola molla che io dovrò tagliare a misura. La passo a tagliare la molla a misura, che dovrà essere poco più alta del pezzo dentato, per cui la taglierò più o meno a quest'altezza, e tagliata procederemo con il montaggio. Ora ho proceduto al taglio della molla e la metterò in questo senso, praticamente dove c'è questo anello. Farlo aderire qua e niente, e inserire il tappuccio. Come vedete, questo tappo ha la proprietà di, diciamo, riprende, diciamo, la scalanatura
Vediamo se la molla funziona, proviamo a mettere la retromarcia. Ecco. Già così la funzionalità è alquanto non ci resta che mettere in modo preciso il cambio facendo pressione. Ecco. La riparazione effettuata, la funzionalità ristabilita e niente. Mettete mi piace, fatemi sapere se incontrate delle difficoltà, parliamone insieme. E è tutto da Zio Fertster. Ciao e buona riparazione a tutti.